volare. Sono Maurizio Riolo, sono un appassionato di paracadutismo sportivo e non lo faccio dall'età di 20 anni circa, subito dopo il congedo militare. La passione nasce nel lontano 2004-2005, la passione di volare, la passione di stare in aria. Ho iniziato con quello militare, quindi lanci vincolati, poi vedendo che più passava il tempo più mi appassionava, ho voluto provare il 6 gennaio di un anno e mezzo fa circa, ho voluto provare il lancio sportivo da 4.000 metri, quindi un po' di differenza, da 500 a 4.200. Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli. Faccio parte di un'associazione, Skydive Sicilia, con sede a Siracusa, conta circa 300 iscritti. Tra virgolette ci appoggiamo anche su Catania, all'Ampedi di Catania. Il direttore della scuola, Gaetano Rizzo, ci dà tutte le dritte per saltare, perché essendo che lui un jump master, anche lui un jump master. Nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù. Si diventa paracadutista in due step. Primo step, un corso teorico. Si inizia circa 10 ore di lezione, quindi si parla sia del materiale, di come si imbraga, si prova a terra, come si ci destregge in aereo e poi in aria, tutte le varie possibilità di inconvenienti in aria, e poi ci sono 7 livelli da superare, che i primi 4 sono con 2 istruttori, quindi 2 jump master che ci aiutano a capire se tutto quello che è stato detto prima di salire in aereo viene fatto. Poi una volta arrivati a quota circa 1800 metri ti danno lo sta bene, l'ok o l'ordine di aprire, e si apre il paracadute. Una volta che hai tirato il comando per aprire il paracadute, fai alzi la testa, vedi che tutto è ok, fai un bel respiro di sollievo, ok, e ti godi, da lì in poi ti godi il panorama. Noi saltiamo sulla costa del Plemmirio, quindi una delle coste più belle della Sicilia, con il Plemmirio da un lato e l'Etna dall'altro lato, quindi è un qualcosa di veramente spettacolare. Nei primi lanci sei radio guidato, quindi sei da solo ma non sei da solo. Quando superi tutti e 7 gli step, sei abilitato a saltare da solo. Successivamente ti fai il corso vela, che è un corso per perfezionare la tua gestione della vela. Poi si vanno a fare alcuni test, magari derive, figure associate, che sono dei test obbligatori per il conseguimento della licenza. A fine di tutto si fanno gli esami all'ENAC, e all'ENAC poi sarai un paracadutista vero e proprio
con la licenza e puoi saltare ovunque e dovunque, soprattutto con l'abbigliamento anche che si vuole, con pantaloncini, con ciabatte, tutto sta alla bravura del paracadutista. Ruolo è quello più drammatico per chi non ha, vuole capire cosa si prova a saltare nel vuoto da 4200 metri, quindi la sensazione all'apertura della porta, ahimè, è capitato anche a me diverse volte guardare, vabbè adesso riscendo con l'aereo non salto, però poi dico ma scusa ho fatto il corso, non ho paura. È solo quell'attimo, quel microsecondo di ripensamento, ma poi una volta fuori quella voglia di volare, quella voglia di essere libero, quei 55 secondi di cadute libere che io da parte mia faccio, sono circa i 55 secondi di caduta, poi circa 1200 metri si apre il paracadute, apro il paracadute e quindi poi il tutto passa. La sensazione è prima drammatica, poi bella, stupenda, perché le immagini poi parlano. Misteri di angeli e sorrisi demoni e li trasformerò in coriandoli di luce tenera. Riuscirò sempre a fuggire dentro colori da scoprire e riuscirò a sentire ancora quella musica. L'ultimo impegno che abbiamo avuto è stato il 4 settembre. Helicopter Day, sono stati salti dall'elicottero da circa 3.500. Il prossimo sarà dal 20 al 23 ottobre, Summer Boggio 2016, vi aspettiamo.